Passo la parola al nostro consigliere comunale Massimo Cristiano. Grazie Domenico. Io prima di iniziare vorrei fare gli auguri alla società Vigor Lamezia per aver raggiunto la Serie C unica in città. Vorrei porgere un saluto caloroso al dottor Spadafora che ha aderito al Movimento Territorio e Lavoro dalla provincia di Cosenza, quindi il nostro movimento allarga gli orizzonti. Ringrazio di cuore tutti voi, ringrazio te Domenico per l'immane lavoro che stai facendo, che stai svolgendo insieme a tutto il gruppo dirigente, insieme ai militanti di MTL. Ringrazio te Matteo per aver accettato questa sfida, ringrazio te Claudio, prima hai visto Corso Nomistrano, che bellezza. Ringrazio i senatori Volpi, a te Will, ringrazio te Marco Cristiano per aver accettato questa candidatura. Una candidatura che parte dal basso, unico candidato lametino in queste competizioni europee, una grande sfida, un grande sacrificio che verrà premiato dai calabresi e dai lametini. Noi non abbiamo nessun posto di potere, non andiamo in cerca di prebende come qualcuno fa in questo periodo, i cambi di casacca. Siamo l'unica forza che si basa su di voi, sulla forza del popolo. Chi fa politica deve scegliere le priorità e oggi per noi la priorità si chiama uscire dall'euro, senza se e senza ma, una moneta straniera che ha impoverito tutti tranne la Germania. Ecco perché ci siamo alleati con l'unico partito in Italia, la Lega Nord di Matteo Salvini, che ha sposato in pieno questo progetto, alleandosi con la Le Pen. Noi tra la Merkel e la Le Pen scegliamo la Le Pen, che sia chiaro. Oggi è una giornata storica, si chiude un'era di contrapposizioni sterili, a volte strumentali, tra nord e sud, sud e nord. Oggi siamo tutti uniti per combattere il vero nemico, che è l'alta finanza, quell'Europa dei banchieri, quell'Europa che è stata pensata per unire i popoli, ma che sta portando di nuovo la guerra in Europa. Andate a vedere cosa sta succedendo in Grecia. Manovre assurde imposte da questa tecnocrazia europea, manovre di austerity imposte a tutti i paesi del Mediterraneo. Oggi quello che ci propinano sono solo tasse, tasse. I problemi dell'imprenditore del nord sono gli stessi problemi dell'imprenditore del sud. I problemi del disoccupato del sud sono gli stessi del disoccupato del nord. Quindi noi ci proviamo. Un solo comune denominatore ci accomuna, la mancanza di lavoro. Qui siamo in Calabria oggi, Matteo, una terra bellissima, con una storia alle spalle. Qui c'è un popolo fiero e orgoglioso che non chiede assistenzialismo allo Stato. Qui la gente chiede opportunità di lavoro. Noi ci mettiamo la faccia. Quanti di voi conoscono gli europarlamentari eletti in questa città? I vari Arlacchi, i vari Pirillo. Eppure sono lì a rappresentare la Calabria. Nessuno li conosce. Oppure i vari senatori, i vari deputati eletti con liste bloccate che vengono qui solo a parlare in campagna elettorale che noi siamo dei mafiosi. E no, non siamo dei mafiosi, noi siamo un popolo fiero, un popolo orgoglioso che vuole iniziare a camminare con le sue gambe e liberarsi dalle catene della clientela. Un male che sta strozzando questa terra. Siamo alle Lamezia Terme oggi, il cuore della Calabria, una città baciata dalla natura, 70.000 abitanti, 162 km quadrati di territorio, 8 km di costa, un mare stupendo, abbiamo le terme, paesaggi montani, un paradiso, purtroppo tutte potenzialità mai sfruttate dalla classe politica.
Siamo una terra sfortunata, siamo una terra sfortunata. In questa città, cari amici, succedono cose assurde. Succede che un comune compra un teatro, spende 5 milioni di euro, ma abbandoni 3 lavoratori che lavoravano da 20 anni in quel teatro. Questa è la sinistra, questa è la sinistra in questa città. Quindi la mia solidarietà ai 3 ex lavoratori del teatro Grandinetti, che sono qui fra di noi. In questa città, anche se in opposizione, abbiamo proposto e fatto approvare il quoziente familiare. Meno tasse per le famiglie numerose. Per noi la famiglia è sacra, composta da un uomo e una donna, da un padre e una madre, non da genitore 1 e genitore 2, come vorrebbe imporci questa Europa. Abbiamo fatto diverse battaglie a favore degli italiani. Una categoria da proteggere in questo momento. Ecco come ci hanno ridotto. Altro che immigrati, il buon padre di famiglia pensa prima ai propri figli e dopo al vicino. Qui ci sono condizioni che il mondo è stato capovolto in questo momento. Ci sono immigrati che percepiscono tramite le varie associazioni e cooperative 35 euro al giorno, e qui ci sono disabili che non viene garantito nemmeno l'assistenza primaria. Caro Matteo, qui c'è una disoccupazione che fa paura, dà spavento, ci sono file ai servizi sociali, eppure, prima ti ho fatto vedere, succede questo, che gli italiani sono sempre scavalcati da rom ed extracomunitari. Questo non è razzismo, questa è la pura verità. Io ho portato gli elenchi dal comune, dove il 60% sono extracomunitari. In questa città avvengono cose assurde. Succede che interi palazzi vengono costruiti per cittadini di etnia rom, quando gli italiani sono costretti ad andare a vivere in macchina o sotto i ponti. Ecco, noi ci mettiamo la faccia e cambieremo le politiche sociali in questa città e in questa regione. Siamo pronti a vincere le elezioni europee, siamo pronti a vincere le elezioni comunali. Il 25 maggio l'unico voto utile è per Marco Cristiano, per uscire dall'euro e per ridare dignità agli italiani.